Contro il fenomeno della dispersione scolastica, laboratori polifunzionali nelle scuole primarie e secondarie di primo grado saranno presto una realtà concreta per gli alunni gelesi e le loro famiglie. Ad annunciare pubblicamente l'avvio del servizio è stato l'assessore comunale Licia Bela nel corso della conferenza di restituzione ufficiale degli ultimi dati sulla dispersione scolastica che si è tenuta ieri nell'aula magna della scuola secondaria di primo grado Ettore Romagnoli, diretta da Sandra Scicolone. Il progetto, che impiegherà figure professionali qualificate dei settori sociologico e psicologico, è in fase di aggiudicazione ed è finanziato dal fondo del piano di zona 2013-2015. Presenti ieri, tra gli altri, il procuratore capo Fernando Asaro e Sandra Miccichè dell'Osservatorio Dispersione Scolastica. Per noi è un'importante giornata per le istituzioni della giustizia e la procura partecipare a queste manifestazioni, a questo incontro con i giovani cittadini della realtà gelese, perché gli studenti di oggi di questa scuola saranno i cittadini di domani e l'educazione alla legalità è sempre un punto di riferimento prioritario per tutti noi. L'attenzione della scuola nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali o con disagio è massima e ci stiamo dotando di tutti gli strumenti necessari per poter intervenire in tutti i casi specifici. La legge sulla buona scuola, la 107 del 2015, interviene con anche stanziamenti di fondi e con dei progetti che saranno elaborati ed attuati dalle scuole per intervenire in tutte le fasce del bisogno, per offrire a tutti gli alunni, a tutti gli studenti, a prescindere dalle loro condizioni di partenza, il massimo del loro successo scolastico. Il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Oramai le percentuali degli anni passati sono veramente qualcosa di dimenticato e ci assistiamo su percentuali che sono abbastanza controllabili, ma sulle quali soprattutto abbiamo notato nel corso degli ultimi anni un significativo trend di miglioramento, per cui si è passati da dati che sino a alcuni anni fa erano sui 30% a dati che non vanno oltre il 10%, includendo in questo 10% però anche i ragazzi che devono assolvere all'obbligo formativo e non solo quello scolastico, ma anche i ragazzi che hanno delle non ammissioni per delle ragioni di mancato raggiungimento degli esiti scolastici opportunamente richiesti. Quindi possiamo dire che veramente ci stiamo muovendo su un trend di grande positività in collaborazione con tutte le scuole. L'altro dato importante che è in linea con il sistema nazionale è l'aumento dei ragazzi diagnosticati con disturbi specifici dell'apprendimento. Questo è il frutto di una legge del 2010, una legge nazionale che ha aperto veramente un nuovo campo di intervento per la scuola circa i ragazzi che hanno delle difficoltà di apprendimento.